sensibilizzare sempre più sportivi alla donazione del sangue e degli organi. È con questo obiettivo che è stato siglato un protocollo d'intesa tra Provincia di Pesaro e Urbino, Comitato Provinciale del CONI e sezioni provinciali dell'Avis e dell'Aido. La donazione, specialmente del sangue, va ricordato che il sangue è un farmaco salvavita e che non può essere prodotto in laboratorio, può essere solo donato. Ma partendo da questo principio, evidenziando anche che la donazione ha un alto valore civile e morale, la provincia non può essere che vicina quando ci sono momenti di incontro come questi. E l'idea che ha avuto il CONI, quello di sensibilizzare il mondo dello sport alla donazione, ci è sembrata una cosa molto intelligente e molto opportuna. Per cui ecco, la provincia, nel momento in cui c'è un incontro così importante fra il mondo del volontariato, della donazione e il mondo dello sport, non poteva che essere presente in qualità di assessore provinciale alle attività sportive e nello stesso tempo, essendo anche donatore, a maggior ragione sentivo questo dovere e questa sensibilità. Il documento, come spiegato in un incontro, non fa che ufficializzare e rafforzare un'attività già svolta da tempo. Il mondo dello sport, importante canale di comunicazione tra i giovani, si è infatti sempre dimostrato sensibile al problema delle donazioni. Questa iniziativa è stata portata avanti proprio per questo scopo, cioè di fare sentire ai giovani soprattutto l'importanza di questo, del fatto della donazione. Noi pensiamo che i nostri ragazzi, i nostri sportivi possano dare un grande contributo a questa azione, diciamo, sociale molto importante ed educativa, come ha sottolineato già, diciamo, l'assessore Seri, che ringrazio per il suo sostegno che ha dato a questa iniziativa, così come ringrazio l'Avis e l'Aido, che hanno accolto con entusiasmo questa proposta del CONI. Lo sport naturalmente è un veicolo molto importante per quello che riguarda la promozione e la donazione, perché lo sport raggiunge tutto il mondo giovanile, non solo il mondo giovanile, ma diciamo che il mondo giovanile è quello che dà il maggior impulso a tutte le varie tematiche che ci sono nella società e sulla donazione. Noi abbiamo trovato nel mondo giovanile una forse maggiore sensibilità che da parte dei più anziani verso la donazione e soprattutto verso la donazione degli organi in particolare, il che naturalmente mi ha fatto molto piacere. Il protocollo è stato firmato dall'assessore allo sport della provincia di Pesaro Urbino, Massimo Seri, dal presidente del comitato provinciale CONI, Alberto Paccapelo, dal presidente della sezione provinciale Avis, Giovanni Pelonghini, e dal presidente della sezione provinciale Aido, Gabriele Ricciputi. È chiaro che questo protocollo d'intesa fra Avis provinciale e CONI provinciale e anche l'Aido provinciale è estremamente importante, perché ufficializza un rapporto che già esiste fra l'Avis e il mondo dello sport, ma la firma di un protocollo d'intesa ufficializza e sacralizza in qualche modo questo rapporto e questo accordo che c'è già. Io voglio ringraziare l'ingegnere Alberto Paccapelo, presidente del CONI provinciale, che ha avuto l'idea di questo protocollo d'intesa che, ripeto, per noi è molto importante. D'altronde il mondo dello sport ha tutti gli ingredienti giusti per fare reclutare nuovi donatori. C'è gente giovane, c'è gente sana, c'è gente che ha sempre dimostrato un elevato livello di sensibilità e di altruismo, e questi sono gli ingredienti, il substrato fondamentale, un terreno fertile per fare promozione del dono del sangue.